è giunta questo pomeriggio a Biancavilla l'urna di vetro con il corpo reliquiario del beato cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet. Il suo è stato un ritorno in città dopo la sua ultima visita avvenuta nel maggio del 1989. Ad accoglierlo nella via a lui dedicata, accanto alle scuole elementari Guglielmo Marconi, numerosi fedeli. Da qui si è snodato un corteo religioso che ha visto la partecipazione del clero, dell'associazionismo cattolico e delle confraternite cittadine. La processione ha percorso poi le vie Vittorio Emanuele, Umberto, Piazza Annunziata per giungere nella chiesa parrocchiale Annunziata. Qui l'urna è stata collocata nel transetto. A seguire è stata celebrata la Santa Messa presieduta dall'abate di San Martino delle Scale in provincia di Palermo, Don Vittorio Rizzone. L'insegnamento del Cardinale Dusmet è soprattutto quello della carità vissuta concretamente, nell'incontro con gli altri, nell'andare incontro a ogni genere di miseria, a ogni genere di povertà, proprio perché è nel povero e nel misero che si gioca la nostra fede, il nostro incontro autentico con il Signore Gesù. E questo insegnamento vale per i cristiani di ogni tempo, è il Vangelo puro, così come ce l'ha lasciato il Signore Gesù. E questo vale naturalmente per tutti, non solo per i cristiani, e si presenta con urgenza e con impellenza anche oggi nella storia, la necessità di andare incontro alle persone che hanno bisogno, soprattutto andare incontro agli stranieri, andare incontro a quelli che hanno veramente bisogno, andare incontro ai diseredati della storia, andare incontro agli esclusi, andare incontro agli emarginati, andare incontro a tutti quelli che non riescono a stare a passo con il tempo, con la società stessa. Il santo, come dire, attrae. L'importante è che non si tratti, come dire, di un incontro occasionale, ma che in questo incontro si trasformi poi in fede vissuta concretamente poi nella vita, ecco. L'urna reliquiaria del beato cardinale Dusmet resterà in chiesa Annunziata per la venerazione dei fedeli sino a domenica 26. Nel programma delle celebrazioni domani mattina ci sarà la visita degli alunni delle scuole medie tenuta da Don Ambrogio Monforte, parroco della chiesa dedicata al beato Dusmet a Mister Bianco. Alle 18.30 sarà il postulatore per la causa di canonizzazione del beato Dusmet, Don Fausto Grimaldi, a celebrare la Santa Messa. Sabato mattina sarà illustrata la vita e le opere del cardinale agli studenti delle scuole superiori da parte di Monsignor Gaetano Zito, mentre l'abate Don Ildebrando Scicolone presiederà la Santa Messa vespertina e a seguire poi l'adorazione eucaristica. Domenica 26, a conclusione della visita dell'urna del beato Dusmet a Biancavilla, alle 19 sarà l'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, a presiedere la Santa Messa. Al termine della cerimonia di congedo si terrà poi la benedizione di un'immagine del Dusmet posta all'esterno della chiesa a perenne ricordo. A coordinare le iniziative il vicario e parroco della chiesa Annunziata, Don Giovan Battista Zappalà. Il 10 marzo 1867, 150 anni fa, proprio venne consacrato vescovo Monsignor Giuseppe Benedetto Dusmet, poiché il mese prima Papa Pio IX lo aveva eletto arcivescovo di Catania. Ho voluto che venisse qui nella nostra cittadina, Biancavilla, il corpo benedetto del Cardinale Dusmet, proprio non solo per celebrare questa ricorrenza, ma anche vuole essere anche un'occasione per sollecitare la devozione a questo nostro pastore. Fu nostro arcivescovo per 27 anni, un'occasione per riascoltare il suo messaggio di santità, un'occasione anche per chiedere alla nostra cittadina e alla diocesi tutta una benedizione particolare. Quindi non è soltanto un evento celebrativo, ma soprattutto un'occasione per ridestare in tutti noi il suo messaggio evangelico di carità, di amore a Gesù Cristo, di devozione alla Vergine, che il Cardinale Dusmet, pur quando venne qui nel nostro paese più volte, venne qui a Biancavilla e tutte le volte che predicava ne portava.